ci sono io, l'elefante? Bisogna muovere i macigni. Speriamo di muovere tanti macigni. Ecco, sono presenti qui due rocce e quindi muoveranno i macigni. Dobbiamo fare qualcosa affinché tante razze non diventino poi estinte. Io stavo in Nuova Zelanda e ho vissuto un'estinzione sulla mia pelle, proprio come voi. Ma perché non ci lasciano in pace? Ma assolutamente, bisogna tutti i giorni impegnarsi in questo senso, quindi fare la raccolta differenziata, ma anche le piccole cose. Quante volte capita che uno è in macchina, per esempio lei, no? Sì. Lei è in macchina, sì. Mastica il chewing gum, sì. Apre il finestrino e cosa? Lo butto via. E lo butta via. Invece no, bisogna prendere la carta, bravo, arrotolarlo e si mette via. No, messo nel posacenere, poi verrà buttato dove si butta la plastica, la gomma. Ci vogliono anni per bruciare un... Quindi le faccio un altro esempio: se lei è per strada, sì, e sta mangiando una banana, sì, poi la buccia cosa fa? Per terra? No, prende e la butta nella spazzatura, nell'umido. Bravo. Se no la buttavo nel vetro. Bravo, guardi, le da un bacio anche. Grazie. Niente, no, sì, ho capito, ma non ho eseguito. Logico, io nella mia tenda, devo dire la verità, è tutto a posto, regolare, umido, vetro, carta, tutto. Confermo, perché io dormo da lui, quindi... No smoke, non fumare, aria pulita, a Milano. Chiaro? Dunque, vediamo un po', lasciami indovinare, sarà perché dodo significa tonto o mi sbaglio? Di continuare a fare delle cose utili per l'ambiente, per gli animali, a impegnarsi, perché come dicevo prima, ognuno di noi nel proprio piccolo, facendo piccole cose tutti i giorni, alla fine creerà un grande successo. Ma anche noi dobbiamo aiutarli, perché poi il mondo nel futuro diventa loro. Eh no, non ci credo. È stato molto divertente dare la voce a questi due personaggi in un cartone assolutamente straordinario, perché pensare che sono stati i ragazzi di una scuola che hanno costruito questa storia, per noi è stato uno stimolo in più. Poi a me mi hanno disegnato molto bello, il Mo è un pennuto con il collo alto, grande signorilità, bellissimo, sì, bellissimo. Proprio come me. Sì, adesso lei dice queste cose solo perché io nel cartone ho due corna che sono grandi. Non entriamo nel particolare. Aveva le corna, poi oggi non ce l'ha più. Ho capito, però lei ci ha lasciato le penne, abbia pazienza. È vero, tutti e due siamo nel paradiso, nel film. Vabbè.